amici, giornata molto tranquilla, per dire si è riempito di camper, ero solo come sono arrivato ieri, saremo un 25 tra camper, più van e più macchine camperizzate. Camper in effetti sono soltanto due, tre col mio, quindi si è riempito tantissimo, è anche domenica quindi facciamo un po' colazione. Oggi non dolce, oggi un po' di curaçao, spremuta di arancia. Questa è una vacca o un red, non so, penso che sia vaccino, formaggio vaccino, e un po' di prosciutto. Alla fine sembra avanza pure un po' di caffè, quindi facciamo partire la giornata e mettiamo un po' di benzina e carburante in questo vecchio motore che domani fa gli anni 19. Stamattina non avevo spazio per prendere la telecamera perché volevo fare una passeggiata con Sky. Avendo il cellulare, la scogliera bisognava riprenderla. Posto bellissimo questo. Sono questi strapiombi non in sicurezza. Quindi bisogna stare attenti, soprattutto con i cani e con i bambini e le persone in generale, perché vi faccio vedere dalla strada come lo strapiombo. Ah, questa è la stradina che stiamo percorrendo, che costeggia tutta la scogliera. E ci sono questi paletti che non hanno più, sicuramente c'erano in principio la staccionata o un filo o una rete. Adesso in pratica non è più presente, quindi se si va avanti la scogliera. È qui sotto e stiamo parlando di un salto di almeno di una quarantina di metri, quindi abbastanza sugli scogli fa male. Col drone devo stare molto attento, è una spazio di classe Delta, quindi una regolamentazione un po' più leggera rispetto a uno spazio di classe Charlie. Comunque, per non dedicare lavori vicino a un aeroporto ci possono essere diverse classi di classificazione dello spazio aereo. E questa, diciamo che questa zona dove mi trovo io, anche se c'è un aeroporto, è abbastanza, diciamo, tra virgolette, permissiva. Sempre con un occhio di riguardo, sempre con l'orecchio pizzato, però guarda che col drone qui, diciamo che va molto molto bene. Stanno nei limiti di sicurezza, nei limiti consentiti. Andiamo a vedere quest'altro pezzo di scogliera. Quello è il salto dove c'è la cappella, dove c'è il Pantheon, il salto che vi ho fatto vedere prima, insomma, è tosto, eh. Ah no, non ci interessa andare a vedere
monumenti, vie, palazzi. A noi ci interessa trovare questi spazi in tutte le parti del mondo dove poter respirare all'aria aperta, dove poter far scorazzare Sky. Questo ci piace. Ecco, qui che può sembrare tutto tranquillo. Ah, c'è lo scoglio, c'è tutta la scogliera ancora. Guardate cosa si apre qui sotto. Una bella crepa che poi ci porta a questa insenatura. Rientriamo, che forse dovrò cambiare la bombola, forse è finita la bombola, quindi devo anche rientrare perché sta iniziando a scaldare e il frigo sta andando in clic 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 clic, sta cercando di mettersi in moto. Tratto sempre dal libro di Giuliano Kir, L'ultimo legionario, dedicato a mio nonno. Poi c'è Santander. La battaglia di Santander è cominciata il 14 agosto del 1937. Eravamo accampati in un paese, non ricordo il nome, nei pressi di Soncillo, da aprile fino al 14 agosto, sempre lì. Il 14 avevamo formato un plotone di arditi per tagliare i reticolati, c'ero anch'io. Armati di pinze, finito il bombardamento dell'artiglieria nostra, ci hanno dato il via per i reticolati. Era alto mezzo metro, largo 4 metri, a quando siamo arrivati noi non c'era. L'artiglieria lo aveva bruciato tutto. C'era un paesello e loro erano appoggiati a questo paesetto. Avevano fatto una trincea coperta come galleria. Io nell'assalto mi sono trovato con un altro reparto. Torno indietro, mi sporgo su un roccione e mi arriva una fucilata, non mi prende, e ho detto: se non male ha du como, non me le ha spiusu. Se non mi è colpito adesso, non mi prendi più. E sono stato tutto il giorno a pancia a terra. Al buio sono tornato alla mia compagnia, a sinistra. Erano morti due da poco. L'indomani mattina la trincea è occupata dai nostri, noi ancora di rincalzo. È passato il generale Bastico, me lo ricordo bene. La divisione Littorio ha dato il cambio alla 23 marzo a noi. Ci hanno portato a Santander, occupata, mi pare, dalla Littorio di Bergonzoli. La guerra lì era finita. Abbiamo sfilato davanti a Bastico e alle autorità spagnole. Franco l'abbiamo visto a guerra finita, a Madrid. Tu non credere che con Mussolini andasse d'accordo, Perché Franco aveva chiesto poche truppe e molti armamenti. E invece Mussolini ha mandato 100.000 uomini, quello che ha voluto lui, insomma. Monte Picones. A fianco avevamo la Littorio e dopo c'erano le fiamme nere della milizia. Lì hanno combattuto forte. Dopo il 14 ci hanno messo a riposo il mio battaglione ed è passata avanti la Littorio. I Picos di Santander erano montagne rocciose sulla strada e loro erano appoggiati a queste montagne rocciose. Quando siamo entrati noi la battaglia era già finita e loro si erano già arresi. Il mio battaglione ci hanno messo in un villino in collina. Sotto c'era il loro campo di aviazione. C'era un camion di armi, tante pistole con la canna lunga così. Non ne avete preso? E cosa ce ne facevamo? Per noi è finita lì, Santander.
Buongiorno amici, bellissima giornata, fatta la passeggiata con Sky. Adesso lo facciamo rilassare sull'erba. Stiramento. Pisciatore. Oggi 26 agosto faccio gli anni. Stasera proverò per la prima volta la diretta su YouTube. Era solo per stare insieme con voi e con i miei cari, visto che oggi sono qualche migliaio di chilometri lontano nel nord della Spagna. Quindi oggi ce la guidiamo così, in serenità. Ci rilassiamo con Sky. E vi aspettiamo stasera. Intanto impostiamo la giornata. Andiamo sul sito della Consap per sapere se ci hanno degnato di qualche risposta e ci hanno affibbiato l'assicuratrice, ci farà da mediatore. Vediamo. Allora, io come internet ho Connect Plus, ve l'ho detto diverse volte. In Francia non ho avuto nessun problema, ma l'assistenza di Connect Plus mi ha fatto un check, un controllo e diciamo, mi ha risolto un problema di lentezza. In Spagna non sto avendo nessun tipo di soluzione, nel senso che ho anche 2-3 tacche di 4G, di 5G, ma è piantato, è lentissimo. Quindi sinceramente non so se risentire l'assistenza e vedere se riescono a darmi una mano. Nel frattempo ho aperto il sito della Consap e dovrei entrare nel mio sinistro per sapere se è stato assegnato un mediatore. È anche importante, non dovete cercare per fare la denuncia di sinistro o per verificare la pratica che punto è, non dovete cercare Consap e basta, ma dovete andare su portale.consap.it. Intanto sto autorizzando l'ingresso al sito con lo speed e verifichiamo. Qui dice che oggi alle 8 è in lavorazione, cioè io ho fatto la denuncia il 21 è stata protocollata dopo 10 minuti ed è stata presa in carico dopo 5 minuti. Oggi è in lavorazione, quindi presumo che a giorni, se no anche oggi, possa avere qualche informazione. Vi faccio vedere. Quindi questo è il sito della Consap dove si fa la domanda, dove segnano tutti gli estremi che vi richiedono per il sinistro e poi dall'inviare la pratica al protocollo, la presa in carico e oggi in lavorazione, proprio stamattina alle 8. Quindi vediamo un po' se in giornata o nei prossimi giorni abbiamo un riscontro. Oggi c'è vento, si sta bene, non c'è caldo.
caldo, si sta bene. L'ho messo oggi, ho messo la bandiera della Sardegna, so che qui aspetta la bomba. Dovrei mettere un anellino quasi dove c'è la curva. L'abbiamo fatta entrare perché comunque ha paura delle folate di vento, o almeno non lo fanno stare tranquillo, quindi ogni tanto deve entrare nella sua tana per rilassarsi del tutto. Io anche se il mio compleanno devo finire un video. Quindi da ieri sono aperti gli abbonamenti per il sostegno del canale e da ieri sono anche monetizzato, tra virgolette, i video. Quindi dovrò perdere il mio autore preferito, Derek Clegg, per le musiche, per tenere la... sulla raccolta audio di YouTube. Ho scaricato quasi 60-70 pezzi, quindi rimango sempre alla ricerca del pezzo ideale, logicamente, per la situazione, quindi, però quell'artista mi piaceva tanto, ma dovrò abbandonarlo per adesso, poi chissà. Quindi mettiamoci al lavoro, anche se è il mio compleanno. Che belli che siete, tanti auguri, tanti auguri. Tanti auguri, 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 auguri. Ma tanti auguri, ma tanti auguri, ma tanti, 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 tanti auguri. Ciao amori miei. Allora, patate con la buccia, fatta a fettone, olio, sale, pepe, prezzemolo e aglio e via in forno a 230 gradi per... mezz'ora, va. Vediamo un po' cosa ci esce oggi. Nel frattempo che lavoravo è arrivata la risposta, grazie per il compleanno, il regalo. 26 agosto alle 13.30 lettera di risposta ed è direttamente Italiana Assicurazioni, è quella con cui mi dovrò confrontare, insomma, per il risarcimento. Nel risarcimento c'è anche scritto che il danneggiato, cioè io, dovrò inviare la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione estera, cioè io dovrei scrivere alla Reale Spagnola o preferibilmente al suo mandatario. E quindi a cosa me lo date a fare il mandatario se non lo uso? Dovete sapere anche che in pratica si fa presente alla fine che in base alla legge spagnola il periodo di prescrizione è di un anno, quindi mi raccomando, state attenti. Mi auguro che non succeda mai, ma se dovesse succedervi, che avete un anno per poter agire. Logicamente chi è lo scemo che aspetta tanto per agire, non lo so, tutti quanti agiremo velocemente, però sappiate che la legge spagnola prevede dopo un anno per prescrizione, quindi non è in eterno. Sentiamo l'Italiana Assicurazioni cosa mi dice, anche perché mi sembra di aver capito che ha fatto già una chiamata, che abbia dei giorni prestabiliti per ricevere le telefonate, quindi martedì, mercoledì e giovedì con orari diversi. E niente, vi terrò aggiornato anche su questo, per adesso rimane così, ci cerchiamo di sentirli. Patate al forno, a te. Mangia. Prova microfono.
Prova microfono, prova microfono, prova microfono. Prova, prova, prova. Prova, 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 prova. Il nostro Nostro viaggio viaggio di di oggi oggi finisce finisce qui, qui. quindi Quindi arrivederci, arrivederci, anzi, anzi, asibiri. asibiri.